Buongiorno a tutti. Oggi parliamo con Ivana Barbacci, che è la segretaria generale della CISL Scuola. Ieri Barbacci, insieme con gli altri sindacati del comparto scuola, ha firmato il contratto nazionale del comparto scuola, università e ricerca. Era un contratto atteso da tempo immemorabile, direi da anni, quindi finalmente ieri si è chiusa la partita, ma come ha già fatto osservare subito dopo aver firmato, si aprono adesso tutta un'altra serie di questioni che vanno affrontate e risolte abbastanza in fretta. Allora, prima di tutto, tre parole, su che cosa contiene questo contratto. Non dilunghiamoci perché oramai credo che tutti lo sappiano abbastanza bene, però facciamo una rapida sintesi. Sì, buongiorno. Ieri abbiamo dato conferma ufficiale di quanto assunto l'11 di novembre, quindi abbiamo sottoscritto la prima sequenza economica di un contratto complesso, proprio perché ha una serie di step. Quindi questo consentirà a 1.200.000 lavoratori del comparto istruzione e ricerca di ricevere intanto gli arretrati entro il 31 dicembre 2022, e riteniamo che sia un segnale importante, soprattutto in una condizione economica davvero critica. Questo però è un primo passo, ovviamente, a cui ne dovranno seguire altri, sia dal punto di vista economico, quindi ci sarà un secondo passaggio che dovrà mettere a sistema sia i 100 milioni, i 150 milioni ottenuti dal ministro Valditara nella legge di bilancio 2023, che è in discussione in queste ore nelle varie commissioni parlamentari, sia i 300 milioni che erano stati l'elemento che non avevano sbloccato il contratto con il ministro Bianchi, ricordo, che sono stati e saranno definalizzati per poter essere pienamente esigibili dal personale docente nella retribuzione professionale, nell'RPD in buona sostanza. Quindi questa sarà la seconda parte della sequenza contrattuale che giocheremo a gennaio. Ecco, chiariamo questo punto allora. I 300 milioni della legge di bilancio precedente, cioè quella del 2022, riguardano il personale docente e per poter essere utilizzati nel contratto devono essere definalizzati, cioè ci vuole un passaggio legislativo. Ho capito bene? Sì, allora il contratto sottoscritto ieri, nella parte relativa alla dichiarazione congiunta, che essendo contenuta in un contratto vidimato dalla Corte dei Conti, già porta con sé, diciamo, la piena esigibilità di questi 300 milioni, che sono stati appunto assegnati per la valorizzazione del personale docente perché contenuti in quel famoso Fondo Fedeli che istituimmo nel 2018, e sono destinati solo al personale docente perché hanno questa origine, questa matrice, ed è un fondo che si alimenterà via via con, diciamo, il finanziamento delle leggi di bilancio. Però serve un passaggio ulteriore che è acquisito oramai proprio perché l'abbiamo sottoscritto nel contratto vidimato, approvato anche dalla Corte dei Conti lunedì 5 dicembre, sottoscritto definitivamente ieri. Bene, però ci sono ancora altri passaggi e altre questioni aperte. Per esempio, c'è da discutere tutta la parte normativa, che è una parte particolarmente complessa, soprattutto questa volta perché, se non abbiamo capito male, voi avete intenzione di affrontare con la parte normativa del contratto anche il tema della mobilità. E qui ci sono diverse questioni da affrontare e da risolvere, è giusto? Sì, la parte lo scoglio mi pare di dire che sembrerebbe una cosa strana, la parte economica generalmente è quella più delicata, in realtà per il nostro contratto anche la parte normativa è quanto mai complessa. Le trattative, la negoziazione non si è interrotta in queste settimane, dal passaggio dal testo, dall'ipotesi della sequenza economica a quello che stiamo facendo anche con l'ARAN in termini di negoziato. Abbiamo avviato un confronto su tutti gli ordinamenti del personale ATA e questo porta con sé una serie di
caratterizzazioni anche complesse di SGA facenti funzione. Sulla mobilità c'è una parentesi aperta, che è una trattativa in corso in questo momento con il Ministero che, come dire, naviga in maniera piuttosto stanca perché noi dobbiamo discuterlo nel CCNL. E questo era lo scopo per cui anche noi avevamo sottoscritto un contratto da soli, in solitaria, l'anno scorso, avendo ben compreso che dovevamo riportare l'intera materia, che ricordo oggi ha una serie di vincoli, da un lato superati, dall'altro lato introdotti ex novo dalle leggi. Allora, il contratto collettivo nazionale di lavoro deve fare quel lavoro che non è stato possibile fare con i contratti integrativi, giuridicamente ci è stato impedito proprio perché la natura della giuridica dei contratti integrativi sono subordinati alla legge, mentre invece il CCNL può davvero intervenire andando a introdurre una serie di incentivi piuttosto che di vincoli. Quindi questo è il nostro obiettivo primario, noi dobbiamo superarli i vincoli. Senti, nella giornata del 6 dicembre voi avete anche incontrato il ministro per parlare della legge di bilancio. Cosa vi siete detti? Quali problemi avete rappresentato al ministro? Il punto di maggiore fragilità sta nel fatto che nella legge di bilancio non troviamo alcuna risorsa per il rinnovo del contratto 22-24. E questo è molto grave perché non ci possiamo permettere di, come dire, assecondare un buco ulteriore di carattere finanziario perché ci ritroveremo per l'ennesima volta senza avere le risorse necessarie per avviare la trattativa. Quindi il primo punto di fragilità è mettere risorse relative al rinnovo contrattuale 22, 23, 24, almeno intanto con la legge di bilancio 2023. Poi c'è tutto il tema del dimensionamento. Come lei sa, nell'articolo 99 si introduce un sistema previsto dal PNRR, dobbiamo ricordarlo, qui non è un'invenzione del ministro Valditara, era un progetto oramai che da tempo, sul quale da tempo si stava ragionando. Barbacci, però mi permetto di osservare una cosa, che nel PNRR mi pare che ci fosse una visione un pochettino più ampia del problema, perché non si parlava così semplicemente del dimensionamento, ma si parlava di una operazione come dire, servisse anche a sanare un po' alcuni squilibri territoriali e contribuisse anche a migliorare proprio l'organizzazione, addirittura dice il PNRR, della didattica. Ecco, mi sembra che a fronte di questo obiettivo del PNRR, poi il risultato sia davvero molto misero, molto modesto, perché poi tutto questo si traduce semplicemente in un taglio, diciamolo pure, di istituzioni scolastiche. Non è forse un po' sproporzionato? Sì, decisamente sì, ritengo che sia assolutamente inadeguato l'intervento proprio perché a questo taglio presunto di istituzioni scolastiche che dovrebbe servire per allineare i parametri, non segue quell'altro pezzo che il PNRR introduce, che è ad esempio la maggiore esigibilità in termini di spazi e diciamo anche di ambienti educativi e soprattutto il tema dei temi, che è quello dell'abbassamento del numero degli studenti per classe, che potrebbe agevolare tutto quel sistema che deriva dalla denatalità, che può essere trattato in due modi: o tagliamo in maniera lineare perché approfittiamo del fatto che calano gli studenti, oppure approfittiamo del fatto che calano gli studenti per ottimizzare le risorse che abbiamo a disposizione senza introdurre tagli, quindi garantire intanto l'organico dei docenti, stabilizzarlo, confermarlo, ampliare perché è sofferente quello del personale ATA, cominciare a ridurre i parametri in maniera diffusa del numero degli studenti per classe e introdurre un sistema nuovo di didattica che è più personalizzata. Questo ci aiuterebbe anche ad affrontare tutto il tema della dispersione scolastica. Voglio ricordare che le scuole hanno ricevuto migliaia di euro per affrontare la dispersione scolastica e questo avviene esattamente in quelle realtà
dove magari ci sono sovraffollamenti, dove ci sono dimensioni di grande complessità strutturale e di contesto. Allora, immaginare solo di tagliare le autonomie scolastiche per dare un segnale all'Europa che stiamo lavorando come il PNRR ci indica è assolutamente parziale. A questo andava abbinato, e mi aspetto che ci sia un intervento nelle prossime settimane, perché poi deve esserci un intervento in termini di decreto, come ben sappiamo, perché vanno modificati i parametri del DPR 80, no? Quelli che definiscono i numeri per costituire le classi, i numeri per costituire il numero minimo, il numero massimo per costituire le classi. Poi c'è un tema che è quello dei numeri di dimensionamento costruiti dalle regioni. Non è funzionato in questi anni, perché ci sono dei disequilibri fortissimi. Bene. Un'ultima domanda. In questi giorni stanno arrivando le proclamazioni di scioperi regionali da parte di altri due sindacati confederali, CGIL e UIL. Voi come mai non ci siete? Ce lo puoi spiegare? Certo. Allora, noi come CISL, Confederazione, e quindi con le federazioni appartenenti alla CISL, abbiamo sempre pensato che lo sciopero potesse e dovesse essere un'eventuale iniziativa di, estrema in termini anche di fallimento del negoziato. E quindi non abbiamo mai introdotto o auspicato, non siamo mai intervenuti nelle trattative mettendo avanti lo sciopero e poi vedendo come andava a finire. Noi abbiamo aperto, come noto, un dialogo col governo, lo abbiamo aperto e lo apriamo con tutti i governi, attenzione, lo abbiamo fatto anche l'anno scorso con l'agenda Draghi, con il governo Draghi, e anche l'anno scorso ci furono degli scioperi contro la legge di bilancio a cui la CISL non partecipò. Quindi noi siamo convinti che la negoziazione, il confronto, la partecipazione attiva per trovare soluzioni, per modificare ciò che non va, e ce ne sono di cose che non vanno nella legge di bilancio, sia un nostro dovere, prima ancora di chiamare la categoria allo sciopero. E quindi abbiamo ad esempio ottenuto l'incontro con la Presidente del Consiglio di domani, il 7 di dicembre. I sindacati sono di nuovo auditi dal Presidente del Consiglio per verificare i margini di manovra rispetto alla legge di bilancio che deve portare delle modifiche. Il 15 di dicembre faremo una grande iniziativa a Roma con tutti i delegati per capire a che punto siamo rispetto alla trattativa. Non mettiamo mai davanti lo sciopero, lo mettiamo eventualmente alla fine di un percorso di negoziazione e di confronto. Quindi, se capisco bene, il vostro no allo sciopero non è dovuto al fatto che voi considerate questo un governo amico, ma è dovuto ad altri motivi. È giusto? Non ci sono né governi amici né governi nemici, sono i governi consegnati dai cittadini. Mi pare che proprio per questo va rispettato il governo di turno, soprattutto se eletto da poco più di un mese con democratiche elezioni. Quindi prendiamo atto di questo governo e trattiamo con questo governo, non ce li scegliamo i governi. Di conseguenza la trattativa diventa il punto nodale per cui un sindacato esiste, altrimenti diventa qualcos'altro, opposizione, partito, ma non è una dinamica che non ci riguarda. Bene, grazie ad Ivana Barbacci e molti auguri per il vostro lavoro e soprattutto per le prossime scadenze che, come abbiamo visto, sono decisamente importanti e significative per il mondo della scuola. Grazie. Grazie.